Allora, mi chiamo Alessandro Tanasi, cosa faccio? Ve lo cercate voi su Google tranquillamente. Oggi vi parlerò un pochettino di come noi gestiamo la nostra sicurezza. Cioè, questo talk è nato da un pensiero su quello che insomma ho fatto anche un po' io per capire come gestire i miei dati, la mia privacy e le mie tecnologie, ad esempio il computer e il telefono. Tutto parte da un pensiero, che siamo tutti degli esperti di niente. Perché come ci spiega la nostra bellissima pubblicità di Pornhub, che fa del marketing veramente fantastico, noi nel nostro computer abbiamo tutti, per vari motivi, chi per lavoro, chi per motivi personali, chi per collezionismo vario, delle cose che vogliamo tenere ben confinate all'interno del computer. Potremmo dire dei segreti, delle informazioni, delle cose che comunque non vogliamo siano pubbliche. Chi è che sa l'anagramma di sta roba? Male, perché questa viene da un famosissimo film. Male. Per cui noi gestiamo di fatto delle cose che sono dei segreti. Come le gestiamo? Le gestiamo con la tecnologia o con quello che potremmo chiamare un client device, cioè un computer, un telefono, piuttosto che qualcos'altro. Dal momento che noi potremmo venire in qualche modo attaccati, questo strumento potrebbe essere compromesso. E bisogna fare un pochettino uno sforzo per pensare che se questo strumento viene compromesso, noi di base perdiamo tutto. Perché se vi sfondano il vostro computer, chi ve lo sfonda diventa i vostri occhi, perché vede quello che voi vedete dal computer, e le vostre mani, perché è capace di agire al vostro posto su tale device. Per cui voi capite che la sicurezza di un sistema client è importantissima. E con client intendo qualsiasi cosa, intendo computer, intendo cellulare. E se viene compromessa in modo irreparabile, noi perdiamo il valore di qualsiasi cosa possiamo reputare come sicuro, perché magari tutta la nostra sicurezza la addebitiamo alla crittografia o all'utilizzo di secondi fattori di autenticazione, ma se cade il bastione del nostro client, cade tutto. È inutile che voi avete i vostri dati cifrati su un disco esterno col migliore sistema di cifratura del mondo, perché quando attaccate questo disco al vostro computer, i dati li decifrate, perché dovrete pure usarli, no? E se qualcuno accede al vostro computer, questi dati li può fruirne. Per cui andiamo a un concetto un pochettino più ampio di ma cosa possiamo fare per gestire le cose in modo sicuro? Quali tecnologie a modo di cassaforte abbiamo a disposizione per gestire i nostri dati o i nostri segreti? Chiamateli come volete, insomma. Beh, il primo step è affrontare la realtà. Cerca di capire che in un giorno come oggi, in cui la minaccia cibernetica è a un livello abbastanza alto, le tecnologie offensive sono fruibili da tutti, sono diffuse. Di fatto dobbiamo accettare il mondo in cui viviamo, cioè iniziare a ragionare in un'ottica in cui le applicazioni che usiamo potrebbero essere esploitate. Il browser, il client email, il client PDF che prima non funzionava, non riusciva a visualizzare il mio PDF. E Dio sa cosa è successo al nostro bel computer della regia. Iniziare a capire che non solo le applicazioni possono essere esploitate, ma possono anche comportarsi in modo malevolo, perché magari noi installiamo un'applicazione che crediamo faccia un po' come un cavallo di Troia quello che deve fare, in realtà magari qualcuno gli ha sfondato i server, ci ha messo dentro un malwareino e noi lo stiamo rannando sul nostro PC tranquillamente. Accettiamo gli attacchi fisici. Io prima sono andato in bagno e ho lasciato il mio PC qua. Dio sa i miei amiconi cosa avranno fatto, tanto questo PC che uso per viaggiare non c'è niente.
però è importante saperlo. Cosa accade quando noi lasciamo un computer nella camera d'albergo, ad esempio? Utilizziamo la cifratura, questo mi sembra banale, e iniziamo a pensare in un'ottica di rendere i nostri sistemi client sicuri, perché è mattoncino base per costruire tutto il resto. Noi al giorno d'oggi abbiamo bisogno, come il pane, di sistemi client sicuri. Un problema che fu affrontato già negli anni 70 dai nostri accademici è che ci dissero come formalmente deve essere fatto un sistema sicuro, che se ci pensate è del buon senso. Loro ci dicono prima di tutto un sistema sicuro è un sistema più semplice possibile. Chiaro, perché più complessità aggiungete, più possibilità di avere vulnerabilità avete, più superficie d'attacco esponete. Ci devono essere dei default fail safe, che vuol dire che banalmente le cose installate di default con l'avanti e avanti di Windows devono produrre un qualcosa di sicuro, quindi non creare account di default con password blank, eccetera, eccetera, eccetera. Ci deve essere una mediazione totale, per cui c'è un disaccoppiamento tra gli input e il sistema finale. Il design chiaramente deve essere aperto, sapete benissimo che la security by obscurity è fallimentare in tutti i campi, per cui non sto qua a spiegarvelo. Vi deve essere applicato un paradigma di defense in depth, vuol dire che le cose vanno fatte a cipolla, come un castello medievale, se fallisce le prime mura, ce ne sono altre due cerchie di mura dopo, un pochettino come una cipolla. Si applica il principio del minimo privilegio, lo sapete, cioè se devo fare un'azione utilizzo i privilegi minimi per farla, ma tutto questo, ultimo punto, ma in realtà non è ultimo, è primo, al giorno d'oggi è il primo, tutto questo deve essere accettabile per l'utente, cioè deve essere creato un sistema che l'utente può essere in grado di usare. Perché se l'utente non è in grado di usarlo o è richiesto troppo sforzo per usare un sistema sicuro, come sapete, noi umani siamo pigri e nessuno lo farà. E cade tutto. Bene. Questi sono i principi, perché non implementarli, vi dite voi, perché devono essere calati di nuovo nella realtà. Cioè, qual è il threat modeling per cui io vado a calare la mia sicurezza? Perché ho bisogno di sicurezza? Perché sono paranoico, perché mi guardo il porno a casa, perché faccio degli affari illegali per cui non voglio essere arrestato, perché nascondo il segreto di Stato, perché in base a qual è la motivazione per cui io devo gestire dei dati, in base a quella tipologia dei dati, io capisco qual è l'asticella dell'attaccante che mi posso trovare. Chiaramente, se mi guardo il porno in camera, il mio attaccante è mia mamma che ne so, mi guarda nel PC. Se sono un narcotrafficante, ho altri problemi. Il mio attaccante è a un livello più alto. Attaccante che si pone verso di noi tramite dei vettori di attacco. Cioè, noi esponiamo una superficie, ad esempio, i nostri computer espongono una superficie che può essere utilizzata da un attaccante per arrivare ai nostri dati. Questo è il caso di un sistema operativo. I vettori d'attacco sono tipici, come abbiamo detto prima, le applicazioni che possono essere esploitate, le applicazioni che possono essere applicazioni maliziose, tutto quello che è periferica, per cui uno potrebbe arrivare a infilarmi una chiave USB che fa cose, piuttosto che questo cavo Thunderbolt che vi sta mostrando il video. C'è tutta la parte di rete, quindi tutto lo stack di rete, attacchi che possono prevenire tramite rete e attacchi che possono prevenire in generale da qualsiasi cosa che è un input, come potrebbe essere un file system, un file, altre applicazioni malevole che possono interagire con la GUI, il BIOS stesso o altri firmware di device, di base tutto quello che è software. Vettori d'attacco che però, anche questi, come il threat model, hanno diversi livelli. Cioè, in base al threat model, il mio attore con cui interagisco chi è e quanti soldi vuole spendere. Perché in base a quanti soldi vuole spendere, può
avere accesso a certe tecnologie e certi exploit, oppure meno. Ad esempio, che ne so, per comprare uno zero day per iOS deve tirar fuori n varigette di soldi, mentre vostra madre non lo farà mai, chiaramente. Iniziando a invece dividere queste tecnologie di vettori per categoria, iniziamo a vedere tutto quello che è exploitation del software. L'exploitation del software avviene banalmente o su applicazioni o su servizi che noi esponiamo. Su servizi è remoto, per cui noi facciamo girare un servizio come può essere un server web e ce lo sfondano. Su applicazioni noi apriamo il famoso PDF di prima e viene esploitato il lettore del PDF. Capite che questo secondo caso richiede user interaction, cioè devo essere io utente a aprire il link, cliccare sull'allegato in una mail, navigare una pagina web, aprire il PDF. Ci deve essere un utente o qualcuno che convince un utente a fare un'azione malevola. Supply chain attacks è quando parte delle cose che utilizzo a un certo punto vengono compromesse. Ad esempio, va tanto di moda Docker. Tutti usiamo il container Docker, ma nessuno va a guardarci cosa c'è dentro. Questo può portare a una compromissione iniziale del nostro sistema e con le tipiche tecniche di exploitation penetration testing si passa a una privilege escalation per ottenere privilegi, a guardarsi intorno sul nostro sistema, raccogliere credenziali e sfiltrare dati, di base portare via quello che ci serve. Per cui in un sistema tipico, dal momento che avviene la violazione iniziale di un sistema, di un'applicazione, di base hanno accesso a tutto. Esempio tipico che tanti di voi conosceranno, questo è Beef, si vede poco, ma è uno strumento di attacco client-side. Di base si include un JS in una pagina web, questo JS permette da una console remota di far fare delle cose alla pagina, tipo che una scansione della vostra LAN, un'enumerazione, cose varie. Di base voi quello che vede l'utente è semplicemente andare su un sito, non si accorge di niente. Piuttosto che un attacco a un servizio tipico tramite Metasploit, si sfonda il servizio, si ottiene un accesso locale e si fa una foto dalla webcam. Cosa abbastanza tipica, secondo me le conoscete, oppure cose più avanzate, dal catalogo Ant che è stato leakato da Snowden, un rootkit per UEFI, in cui si ottiene la persistenza tramite UEFI. Questa è una cosa abbastanza comune, anche Hacking Team implementava una cosa del genere in Galileo. Oltre a questo dobbiamo preoccuparci anche degli attacchi fisici, cioè vi chiedete mai cosa può accadere al vostro computer quando lo lasciate da solo. Se qualcuno vi smontasse la tastiera, ci mettesse un keylogger, ve ne accorgereste? Se vi flashassero un nuovo firmware decruttato, ve ne accorgereste? No, difficilmente, quasi nessuno se ne accorgerebbe, insomma. Oppure anche solo se qualcuno facesse un'acquisizione fiat forense dei vostri sistemi. Certo, mi direte, è tutto cifrato, non c'è problema. Sì, certo, vi dico io, però adesso è cifrato, tra 10 anni voi non lo saprete cosa sarà. Come non so se vi ricordate, anni fa ci fu una famosa vulnerabilità di SSH in cui lo spazio delle chiavi era predicibile. Per cui di base cosa vuol dire? Che se io mi ero sniffato del traffico SSH, me l'ho tenuto lì nel cassetto per n anni, a un certo punto esce la vulnerabilità, trovo un modo per decifrarlo. Per cui non date per scontato che la cifratura sia attuale sempre come metodo di difesa. Esempio pratico, voi sapete che tante porte, tipo quella che ho attaccato io adesso per il video, la Thunderbird, permettono accesso diretto alla memoria tramite DMA. Di fatto si può dampare la memoria e fare un sacco di cose carine. Nel catalogo Ant c'erano anche dei prodotti molto belli per fare questo tipo di cose, che di fatto sono stati progettati per gli accessi alle reti air gap, cioè le reti non collegate a cavo o reti normali Ethernet. Quindi mo che abbiamo capito quali sono le nostre problematiche, cosa ci possiamo fare? Beh, iniziamo a pensarci intanto, direi. Iniziamo a pensarci, capiamo bene chi siamo, qual è il nostro threat model, quali sono i nostri casi di uso, cioè come noi lavoriamo, cosa dobbiamo fare col computer,
e in particolare quanto voglio investire, cioè non posso comprare 20 computer ognuno per una cosa diversa. In base a questo metto sulla bilancia quali sono i casi comuni di attacco per me. Potrebbe essere che mi ricevo la mail col malware, quello capita a tutti, come metto sul piatto della bilancia quale potrebbe essere un worst case, tipo perdo l'iPhone. E tutto questo ci facciamo un piano di come agire, non solo a livello tecnologico, ma anche a livello procedurale. Esempio, tutti vi dicono che le password devono essere complesse e tenute in un keyring. Voi siete bravi, la password dell'iCloud o dell'account Google, ci mettete una bella password random di 32 caratteri e ve la salvate nel vostro wallet. Fantastico. A un certo punto vi rubano il telefono, voi siete lì che dovete usare cerca il mio telefono per capire dove sta questo telefono, però la vostra password di 32 caratteri lunga e randomica sta a casa nel vostro wallet, nel vostro PC. Voi pensavate di essere sicuri, ma non avete pensato a tutti i casi. Per cui bisogna implementare anche la sicurezza, ma pensando a tutto quello che ci potrebbe accadere. Perché rischiamo di essere molto sicuri, ma chiuderci fuori in certi casi. Una cosa molto bella, che è un esempio fatto da Joanna Rutkowska, l'autrice di Cubes, è capire qual è il proprio use case dividendolo in security domain. Cioè farsi una mappa mentale di quello che è, ad esempio, il lavoro, le interazioni che sono l'ambito lavoro con l'ambito personale, eccetera, eccetera, e da questa mind map assegnarsi dei colori in base al dominio, in base alla riservatezza del dominio, in modo da capire quali sono i cluster da isolare e come isolarli a livello tecnologico. Fatto questo, si passa all'implementazione. L'implementazione, prima cosa che ci dice è: devo iniziare a fidarmi di qualcosa. Cioè non posso non fidarmi di tutto, dare per compromesso tutto, perché non se ne esce. Ad esempio la CPU deve essere fidata. Se mi ci hanno messo una backdoor nella CPU, pazzi l'anima loro. Non posso mettermi io a fabbricarla, chiaramente. Per cui capiamo di cosa fidarci, questo si chiama TCB, cioè l'insieme di tutte quelle entity di cui noi ci dobbiamo fidare, lo limitiamo al minimo e ce lo procuriamo con un'attenzione. L'attenzione è stiamo attenti a come ce lo procuriamo, nel senso che io decido che voglio computer XY, vado a comprarmelo, poi rischio che quello che vado a comprare sia già backrotato dallo scatolone. Adesso non dico che come era uscito la consegna del pacco Amazon viene deviata, fermata per un giorno in modo da installarci il rootkit e poi rimandata a voi, perché non credo che voi siate questo tipo di scenario. Però se comprate la roba usata su eBay, chi vi assicura che vi arrivi qualcosa di sano? Infatti il problema del provisioning dell'hardware è il primo punto da affrontare, cioè dobbiamo comprare l'hardware in un posto sicuro, tra virgolette. Se non è online siamo anche più tranquilli, perché è un PC a caso, si spera. Ovviamente ci possono essere dei supply chain attacks, cioè è capitato nella storia che certi PC fossero già shippati con del software infetto, tipo l'Asus mi sembra successo recentemente, però vabbè, quella è sfiga. Tanto comunque voi rasate tutto. I paranoici dicono pure che bisognerebbe aprire il PC e fare un check dell'hardware, però insomma, questo è abbastanza complicato da fare, bisogna avere gli schemi prima, troppo complicato. E i paranoici ci dicono sempre che bisognerebbe refreshare il BIOS, che comunque non sappiamo cos'è, con del BIOS open source, che anche questa è un'operazione che livello di difficoltà intervento al cuore, insomma. Ricordiamoci che da un po' di anni c'è il Trust Boot, che ci permette di far partire del software firmato digitalmente di base, per cui siamo più tranquilli in quello che facciamo partire, perché il firmware valida tramite delle certificati che sei in pancia l'integrità del software che fa partire, e poi andiamo a installarci il sistema operativo.
sistema operativo dovrebbe essere sicuro. E qua ci partono le varie filosofie. Filosofia 1. Prendo un sistema operativo normale, Windows, Linux, Mac, quel che volete, ma ci applico una configurazione hardened. Secondo standard CIS, a mio sentimento, quello che volete. E di base uso questo, aggiungendoci magari un minimo di separazione per gli ambienti realmente untrusted, tipo che ne so, quando devo aprire un link che mi ha mandato il mio amico via Skype, apro una VM e lo lancio lì dentro. C'è qualche progetto tipo KickSecure, che è un hardened Debian alla fine, che implementa queste cose. Questo probabilmente è il livello 1 dell'hardening, ma anche quello che vi permette più usabilità, perché comunque avete un sistema mainstream, quindi supporto hardware, usabilità, eccetera. Step successivo è, c'è chi dice che va bene usare un privacy OS, cioè quei sistemi designati per la privacy, tipo Tails o Onyx. Il problema è che questi sono sistemi di base pensati per essere utilizzati in modo anonimo dal punto di vista network, non per essere resilienti ad attacchi. Per cui vedete un pochettino come cosa usa Jetta, in cui come Tails fate la vostra chiavetta, la fate partire, fate le vostre cose e buttate via tutto. Mentre è interessante l'approccio di Onyx, che ha sempre lo stesso concetto, però utilizza due split VM per essere certi l'anonimizzazione del traffico, quindi una è un client, l'altra è un router Tor, per essere sicuri di fare l'enforcing di tutto il traffico e di non avere leak. C'è chi dice che va bene usare un sistema tipo Kali, però sono sistemi fatti per altri scopi, sono fatti per scopi offensivi, per pentester, sono di base delle collezioni di tool per chi non ha voglia di fare l'installazione di tutti i tool. Di resiliente all'attacchi ce ne sono veramente poco, se non fosse che Kali ha il nuke della chiave Lux, però vabbè, niente di che. Poi ci sono i sistemi un pochettino pensati dall'inizio per la sicurezza. OpenBSD, sistema storico, che ha rilasciato un sacco di contributi alla comunità, fatto con la sicurezza in testa già dall'inizio. Hardened di BSD è arrivato dopo, è un fork di BSD con la mentalità di creare un sistema sicuro. Ovviamente questi sono sistemi di nicchia, per cui già farli girare sono bestemmie. Qua secondo me almeno due persone che lo usano come desktop ce ne sono, però non è molto una cosa alla portata di tutti. Cose che vanno di moda, CubeSOS, che secondo me è il sistema moderno più adeguato, nel senso che è un progetto che basa la sua sicurezza di base sull'isolamento realizzato tramite XN dei domini dei vostri dati, per cui un vostro dominio, quello di lavoro, quello personale, girerà su due VM diverse XN che non si parlano tra di loro di base, oltre che segregare tutto quello che è l'ambito untrusted su VM particolari, tipo la parte USB sta su una VM, la parte network sta su una VM, e poi vengono realizzate volutamente dall'utente delle interconnessioni dove serve. Questo a livello funzionale è molto molto carino, il problema è che anche qua supporto all'hardware pochissimo, community piccola, bestemmie di tutto il calendario dei santi per farlo andare. Grosso overhead di performance, perché consuma un sacco di batteria, essendo basato un sacco sulla virtualizzazione, per cui in un caso reale probabilmente ci perderete un mese solo per fare il setup di sta roba. CLIPOS è lo stesso concetto di Cubes, però basato su Gentoo Hardnet e non usando XN, ma usando delle primitive di containerizzazione del kernel. Peraltro questo è pure un progetto francese sponsorizzato da l'Agenzia per la Sicurezza delle Informazioni francese, per cui vedete un po' voi. Però questi due sono, secondo me, lo stato un pochettino dell'arte di quello che è l'usabilità dei sistemi di sicurezza al giorno d'oggi. Per cui, come via, uno si trova a scegliere tra questi due o un customone in cui si prende un sistema mainstream e se lo ardenizza di per sé, secondo me, perché alla fine l'usabilità conta.
ultimo step, tutto quello che produciamo, dove lo mettiamo, chiediamocelo, lo mettiamo in un qualcosa che ci faccia da cassaforte per i file. Le alternative buone, secondo me, sono due. Uno è un progetto scritto da un italiano che si chiama ARC. Di base è solo software, ve lo mettete dove volete. Una bella idea è metterlo su un Raspberry Zero, che è piccolino, ve l'ho portato ovunque. E realizza di fatto un vault di dati fruibile tramite browser, in cui tutta la cifratura viene nel browser. Mentre il secondo è Interlock, che non è altro che un'applicazione per l'USB Harmony, una fantastica chiavetta USB che vedete sopra, programmabile, che può fare un sacco di belle cose, che permette di farla agire come fosse, di fatto un HSM, in cui tenere i vostri file e anche un sacco di altre cose. Per cui, concludendo, voi vi siete fatti la vostra idea, avete capito un pochettino come gestire la vostra sicurezza, probabilmente siete arrivati a un'idea tipo Ackerman, tipo questa, in cui vi siete incasinati la vita al cubo, ma avete imparato che innanzitutto non esistono delle soluzioni generali al problema. La sicurezza dei computer purtroppo nel tempo non è evoluta bene con la demografia, cioè con le tipologie di persone che lo utilizzano e con le minacce. Qualcosa sta andando molto bene, nel senso che la sicurezza in ambito mobile ha fatto dei gran passi avanti, cioè oggettivamente bucare un iPhone, ultimo modello, con l'ultimo firmware, è abbastanza complicato e costoso, e se voi non valete quella cifra lì potete starvene tranquilli. Che alla fine siete voi quelli che dovete decidere qual è la sicurezza adeguata per voi stessi, mappando i vostri security domain e pensandolo ai vostri casi d'uso. Uscendomene con una soluzione che non è quella della foto di prima, ma è una soluzione che ha una buona sicurezza con un piccolo impatto sulla vostra vita. Cioè voi dovete essere in grado di utilizzare il computer, fare tutto quello che fate durante il giorno nel vostro lavoro in modo tranquillo, senza impazzire, ad esempio, per copiare un file. Avete imparato che dovete avere delle checklist in caso di emergenza. L'esempio tipico è quello se perdete il cellulare di prima, o anche se vi rubano un portatile, in cui voi avete il vostro wallet con tutte le password. Che fate? Ah, ma c'ho backup, però backup è cifrato con una password, ops. E alla fine capite quanta tecnologia dovete usare. Una buona idea di solito è dividere i domini, almeno quelli più importanti, su dell'hardware diverso. Ad esempio PC di lavoro o PC personale. La tecnologia per voi? Beh, c'è qualcosa, però non mi sento di suggerirvi una soluzione. Nel senso che io ho trovato la mia soluzione. Io ho un PC Debian con una configurazione particolare che uso come PC normale, ho un PC Cubase che uso per altro, e così di base mi trovo abbastanza confidente, però questo funziona per me, per gli altri dipende. Però di base ricordatevi che dovete minimizzare l'accesso hardware, nel senso che dal momento che qualcuno c'è in mano al vostro PC siete finiti, non esiste, non c'è niente da fare. Implementatevi un secure storage dove tenere le vostre cose, utilizzate sempre un secondo fattore di autenticazione, e tutto questo sarebbe inutile se voi a un certo punto rompete le regole. Cioè se voi il PC di lavoro un giorno lo utilizzate per aprire una mail personale, lì rompete la regola e non sapete cosa accade. Di base ho finito, il tempo era poco, se avete domande fatele pure. L'anagramma era 7 castronomi. Che era un famoso film con Robert Redford. Che si chiama? Il Signore della Truffa, bravo.
Pronto? Sì, domanda che c'entra poco forse. Cosa ne pensi del cambio dal punto di vista bancario dell'utilizzo delle app piuttosto che dei token? Allora, questa è una lunghissima storia. Di base, tenete conto che l'introduzione della PSD2, che è la normativa che ha di fatto obbligato tutte le banche europee ad utilizzare un fattore di 2FA forte, è un grosso passo in avanti, nel senso che di base magari c'era la banca grossa, sistemica, che un certo livello di sicurezza ce l'aveva, l'altra magari che usava la Matrix Card. La Matrix Card sono quelle tabelline che vi danno nelle schedine tipo carta di credito, non so se avete presente, vi dicono dimmi il numero che c'è scritto in colonna 4, riga A. Esatto, però ci sono tanti che ancora le usavano. Okay. E purtroppo il problema non è usarla, il problema è usarla male, nel senso che c'è gente che queste se le fotocopia e le dà in giro. Okay. C'è gente che crede che se tu gli telefoni e gli dici che sei della banca e gli dici leggimi il numero, te lo dice. Beh, l'utente è sempre il primo punto a fallire, voi non potete fidarvi, fare affidamento sull'utente, dovete creare voi un sistema sicuro anche per l'utente che fallisce. Io ne penso che è una gran bella cosa, perché finalmente hanno stabilito il livello dell'asticella minimo per l'accesso. Il fatto che si presenta? Tipicamente ti propongo un'applicazione, un'app sul cellulare che ha 8 milioni di miliardi di cose a bordo. 8 milioni di miliardi? Di applicazioni a bordo. Però la superficie d'attacco sicuramente aumenta. Sì, aumenta, ma comunque minore, nel senso che la superficie di attacco che ha una qualsiasi app all'interno di un telefono è comunque minore da un qualsiasi fattore che io ti posso dare statico, la Matrix Card, di un qualcosa che io posso mandarti statico, un SMS, ok? È comunque meglio di un token di quelli fisici che porta chiavi con numerello. Perché? Perché un'app è cosciente, nel senso che sono io, fornitore dell'app, a decidere qual è il livello di sicurezza di quell'app. Quella asticella. Qui potrei anche decidere che su un device non aggiornato non giro. Ok, se lo decido è perché mi assumo il rischio, perché faccio i miei ragionamenti, vedo che non c'è nessuno che mi attacca, vedo che Android 4 ce l'hanno il 3% dei miei clienti, per cui perché no? Però sono ragionamenti di assunzione di rischio. Tecnicamente, tu che deliveri un'app puoi avere un livello di sicurezza molto alto. E in particolare con i telefoni moderni, attacchi intra app, cioè un'app che attacca un'altra, è mica facile, cioè voglio vederlo su un ultimo iOS, come tu da un'app mi leggi il token visualizzato dall'altra. Ok, se sei farlo, hai uno zero day che non lo usi per leggere il token, ma te lo vendi a qualcuno a qualche milionata di dollari. Prego. Ciao, per quel che riguarda il mobile e Android, ci sono delle opzioni oggi di versioni hardened, non so, tipo Graphene o versioni hardened Android, a che punto sono? Sono usabili oppure? Allora, con Graphite OS, tu dici? Sì. Allora, qua, su Android la questione è molto più frammentaria, ovviamente, nel senso che avete i vendor che vi danno dei prodotti black box che vi dicono essere sicuri. Di base sono degli Android custom che loro creano utilizzando magari una loro infrastruttura e vi vendono un bundle di telefono con loro Android custom chiuso a qualche migliaio di euro. Esempio CryptoPhone. Abbiamo dei progetti open tipo Graphite
che implementano delle feature di sicurezza su Android. Ovviamente è il discorso di prima, sono progetti di nicchia, nel senso belli sulla carta, le feature sì ci sono, sono feature utili, però fallo andare, c'è un bel lavoraccio. No, dipende, dipende da qual è il tuo threat model, cioè chi può essere interessato al tuo telefono. Ok, se sei un trafficante magari sì, se no potresti dire ma sai che c'è, alla fine un sistema operativo aggiornato su hardware aggiornato magari per me è abbastanza sicuro. Cioè io sinceramente con mio iPhone aggiornato, hardware recente, voglio vedere. Poi di progetti belli, ripeto, ce ne sono tanti, il problema di tutte queste cose, ma anche come dei sistemi operativi che vi ho mostrato, è la difficoltà di accesso, punto primo, e l'usabilità. Perché ad esempio, in Cubes, per dire, faccio un esempio, se voi dovete copiare un testo da una mail di lavoro al vostro editor personale, non è che fate CTRL-C, CTRL-V, dovete premere quattro volte quattro combinazioni diverse. Non è proprio amico dell'usabilità per uno che deve lavorare a manetta tutto il giorno. Stessa cosa per i telefoni. Grazie.